Dopodiché noi abbiamo già indetto per il 15 di ottobre il blocco totale delle operazioni all'interno del porto di Trieste, quindi fino a quando non verrà tolto il decreto noi bloccheremo le operazioni. Quanti siete? Quanti sono? Guarda, ti posso dire che oggi la stagione del lavoro è stata sul 90% all'interno del porto di Trieste e dal 15 sarà totale perché non entrerà più nessuno. All'interno del porto di Trieste non si lavorerà. Quindi riuscirete a bloccare completamente, siete sicuri di riuscire a bloccare completamente le merci? Assolutamente sì, perché le porte saranno sbarrate, quindi non entrerà e non c'era nulla. Buongiorno, mi chiamo Francesco e vivo e lavoro a Trieste da molti anni. Oggi è venerdì 15 ottobre, già dalle 7 i portuali hanno fatto sciopero e hanno bloccato il porto come avevano promesso. Io, siccome in passato mi sono occupato di cinema del reale, documentario, e ho deciso anch'io di scioperare e di unirmi a questi lavoratori e dando un contributo per quello che sapevo fare e so fare. E cosa c'è di più reale di questo? Ci saranno almeno 5.000 persone, sono 5.000 lavoratori perché i portuali stanno avendo la solidarietà da tutte le categorie di lavoro triestine e molto probabilmente ci saranno anche persone che saranno venute anche dalla regione. Buongiorno, scusate, buongiorno, posso chiedervi, buongiorno, sono un indipendente, posso chiedervi che lavoro fate? Io faccio il tecnico in un laboratorio. E perché oggi è qua? Per manifestare contro l'applicazione dei Green Pass. L'applicazione del Green Pass nei confronti dei lavoratori. Ecco, si aspettava tutte queste persone? Sì, qua a Trieste sta rispondendo, siamo tantissimi contrari a questa discriminazione governativa e quindi mi aspettavo, e aumenterà ancora penso la gente nel proseguo della giornata e probabilmente anche nei prossimi giorni. Manifesteremo ogni giorno contro questa discriminazione imposta dal governo. E quanto in questo caso lei sta scioperando o appunto non ha esibito il Green Pass? No, non ho esibito il Green Pass. E continuerà? Sì, non mi faccio neanche i tamponi, quindi io sto a casa. A oltranza. Grazie. Buongiorno, che lavoro fa? Io sono pensionato, ma ho lavorato 24 anni qui dentro al porto al Mare Settimo.
Cosa ne pensi allora dei suoi compagni? Compagni che... Hanno ragione a scatenarsi contro il Green Pass. Poi per il vaccino ognuno decide quello che vuole. Ma il Green Pass è un'imposizione troppo antidemocratica. Cioè io posso anche accettare un Green Pass per non andare al ristorante, al cinema, per non andare in teatro. Ma non mi puoi imporre un Green Pass per andare a lavorare. Assolutamente no. Devo essere libero di andare a lavorare. Poi se non posso andare in un ristorante me ne farò una ragione. Se non posso andare al cinema, va bene, non ci vado. Comunque chi si è vaccinato e ha il Green Pass può contagiarmi, dopo due giorni può essere lui a contagiare me. Perché il vaccino non dà la garanzia che non ti torni a infettare col virus. Assolutamente no. Può essere il vaccinato che contagia chi non è vaccinato. Quindi stiamo parlando di aria fritta. Il Green Pass, il vaccino è libero, ognuno decide per sé, ma non per gli altri. Ha paura di morire e quindi si vaccina. Quindi secondo lei perché allora hanno imposto questo passaporto verde che ricorda molto la vecchia tessera fascista del 1938? Vogliono tenerci sotto controllo, ma guai a dire al governo che è un governo fascista, si offenderebbero, direbbero che non è vero, che non sono fascisti. Invece questo è il primo passo, questa è la punta dell'iceberg per mettere in quella famosa tessera verde, mettere altre motivazioni più o meno ecologiche o di altro tipo, per tenere il popolo sotto controllo, per far veramente di noi un gregge. Quindi è il primo passo, altro che regime fascista. Questi qui sono più fascisti degli altri, però non hanno il coraggio di dirlo. Non te lo impongono perché non hanno il coraggio di imporlo. Dovrebbero rispondere delle conseguenze. Se mi ammalo in seguito al vaccino, se me lo impongono, io me lo faccio, ma non firmo nessuna carta. Non firmo nessuna liberatoria che ti dico tu che mi hai vaccinato non sei responsabile. Niente da fare, non firmo niente. Cosa pensa che succederà? Oggi ci sono forse più di 5.000 persone, ce ne sono state 20.000 nelle precedenti manifestazioni, lo sciopero dell'11 ottobre, il 1 ottobre. Pensa che ci sarà uno sviluppo anche a livello di ci sarà della solidarietà anche da parte anche del resto d'Italia? Io spero di sì. Sì, spero di sì. Sì, è una cosa che non si ferma più. Se non fermiamo questa cosa ci chiederanno ogni giorno qualcosa in più. È vero, brava. Sì. Ogni giorno ci chiederanno un pezzetto della nostra vita, sì. E della nostra libertà. Questo non va bene, sì. Esatto. Perché si può fare intere conferenze sulla validità del vaccino, io non voglio neanche entrare in questo argomento perché ognuno poi la pensa diversamente sul vaccinarsi o non vaccinarsi. Al di là di questo ci sono delle motivazioni che vanno al di là di tutto questo, ben più alte, ben più elevate. E in questo momento ci stanno togliendo tutti i diritti e tutto quello per cui abbiamo lottato nel popolo italiano e in altri momenti storici. Adesso ci stanno cancellando tutto questo, quindi questa è una motivazione che va al di là del vaccinarsi o non vaccinarsi e della validità di tutto questo. È iscritta a un sindacato? Un sindacato autonomo del mio ospedale, sì, ho sindacato autonomo. Non è assolutamente, però in questo momento non so se sono così solidale. Thank you.
posso chiederle che lavoro fa? Io sono un portuale di Venezia. Ah, di Venezia. Siamo venuti in supporto dei nostri colleghi di Trieste. E in quanti siete? Qua noi abbiamo scelto una piccola delegazione di una quindicina di persone, anche perché da noi non vogliamo creare altre occasioni e quindi da noi ci sono dei movimenti, qualcuno che sta facendo anche a Venezia, non sappiamo quanti, ma da Trieste ci hanno chiesto di venire qua e noi li abbiamo supportati più che volentieri. Cosa pensa che succederà con questo blocco, se anche tutti i porti seguiranno questo esempio dei portuali triestini? Sicuramente dovranno rivedere molte cose anche a livello futuro, perché credevano che gli italiani fossero così dormienti, ma probabilmente hanno toccato qualcosa che non andava toccato. Hanno forse fatto il passo, come si dice, più lungo della gamba, e i portuali su queste cose qua sono gente seria. Ah, ma tu non sei qua? Sei da assieme a voi? No. Ah, pensavo... No, io sono insieme a te, sono. Per difendere i portuali, che loro si sono battuti per la loro libertà e non si sono corrotti, soprattutto perché loro sono stati, hanno chiesto, i governanti hanno chiesto di dargli i tamponi gratis e loro hanno rifiutato, e per questo noi siamo qui, per la loro idea, per difendere tutti gli italiani, non solo i portuali. Che lavoro fai? Attualmente niente, perché non ho un green pass. Ho ricevuto 5 offerte di lavoro in 2 settimane. Gli ho detto sì, sono disponibile ad andare. Ho fatto 3 giorni di prova e al terzo giorno mi fanno: ma dal 15 servirebbe il green pass? Faccio: io non ce l'ho. E allora non posso prenderti. La prima, la seconda uguale, la terza uguale, la quarta uguale. Quindi tu senza green pass non puoi lavorare. La voglia c'è, la forza c'è, ma senza questo certificato, che dovrebbe essere sanitario, ma non è sanitario, perché decide chi può lavorare e chi non può lavorare. Io attualmente non posso lavorare perché non mi sono vaccinato. Ma stando a che regole? Cioè, io se non voglio vaccinarmi è una scelta mia, non è degli altri o di chi altro. Cioè, se gli altri decidono di vaccinare me, perché? La scelta è mia. Io non voglio vaccinarmi, ma voglio lavorare e non posso, allora andrò via in un altro paese, dove accettano, dove non servono tamponi, dove non serve green pass, dove non serve niente, dove chi ha voglia lavora e chi non ha voglia non fa un cazzo, punto. Come si chiama? Io mi chiamo Davide. E che lavoro fa? Io sono un elettricista dipendente da un'azienda, manutentore elettrico. E oggi che cosa è successo nella sua azienda? Nella mia azienda è successo che, non essendo io in possesso del Green Pass, non mi hanno lasciato entrare all'interno della mia struttura, del mio impianto. E quanti colleghi invece sono entrati? Noi siamo non in possesso del Green Pass, siamo più o meno 30%. C'è stata comunque una manifestazione di solidarietà da parte dei suoi colleghi che hanno esibito il Green Pass? Diciamo che
con i miei colleghi ci troviamo qua tra un po' perché loro stanno scendendo. Devo dire anche la verità che qualcuno, per non dover dichiarare di non essere in possesso del Green Pass, ha pensato di mettersi in cassa malati direttamente per poi vedere cosa fare nel prossimo periodo, anche perché in virtù del fatto che anch'io ho avuto delle esperienze negative in pratica riguardo al fatto di trovare dei tamponi disponibili nelle farmacie, che molte sono già prenotate fino a dicembre addirittura, per cui chi non si vuole vaccinare è preso un po' alle strette, nel senso che le farmacie non hanno a disposizione i tamponi, è difficile. Ma se avesse trovato il tampone disponibile o la sua azienda gliel'avesse pagato, lei oggi sarebbe entrato a lavorare? Ma devo dire la verità di no, io appoggio i portuali, comunque appoggio questa cosa qua per il fatto stesso che in un paese che si reputa democratico non ci deve essere una restrizione simile e comunque ci deve essere libertà di scelta per tutto, libertà di cura, perché è giusto che ognuno possa decidere per conto suo cosa fare o cosa non fare del proprio corpo, della propria salute. Cioè, diciamo che io vedo, secondo me, informandomi non tramite media tradizionali, perché l'ho fatto all'inizio, poi non sono più creduto, ma mi sono informato tramite i veri medici anche che diciamo noi troviamo, ci possiamo parlare anche perché avendo un po' di conoscenze, anche ho degli amici che sono medici praticamente in giro, li ho contattati, ho visto, ho cercato di informarmi non da parte dei media, però direttamente da persone che lavorano all'ospedale, che hanno visto come funziona in periodo Covid, diciamo. E che cosa le hanno detto? Mi hanno detto che in pratica bisogna starsi attenti, nel senso che le cure esistono e questo lo sappiamo tutti, le cure esistono perché questa, il Covid è praticamente un'influenza a bassa pericolosità, però se le cure non vengono applicate oppure vengono applicate in modo sbagliato, ovvero attesa vigile, tachipirina, l'influenza per un 0,6-0,9% dei casi si può trasformare in broncopolmonite, ma la broncopolmonite si cura da decenni, non è che sia l'Ebola, non è che sia una malattia sconosciuta, per cui se noi curiamo l'insorgenza della polmonite nei primi giorni, uno ha la possibilità di farsi curare direttamente a casa senza essere ospedalizzato. Ci sono quattro componenti fondamentali, da quello che ho capito: la tofferrina, vitamina C, vitamina D e zinco. E poi per i casi più gravi, logicamente, subentra l'antinfiammatorio, l'aspirina e non la tachipirina, perché poi la tachipirina, lo sappiamo, con questo protocollo che risale al 2002, ovvero attesa vigile tachipirina, introdotto per la SARS, mi sembra, se non sbaglio, che è un protocollo vecchio applicabile alla SARS dell'epoca. La tachipirina è più dannosa che non curarsi addirittura, perché abbassa le difese immunitarie abbassando la temperatura corporea quando si alza difende il corpo, perché i virus si abbattono con la temperatura, per cui la tachipirina è addirittura è peggio, la soluzione tachipirina è ancora la soluzione peggiore che non fare niente, per cui ci sono degli amici, miei amici, che si sono curati a casa, si sono rifiutati di farsi ricoverare nonostante la forzatura dei familiari, si sono rifiutati di farsi ricoverare, hanno contattato i medici per le cure domiciliari e ne sono usciti nonostante fossero, diciamo, in uno stato abbastanza grave a livello di broncopolmonite, poi a casa con saturazione intorno all'82% alla fine, per cui ne sono usciti tutti quanti vivi, cioè nel mio giro di conoscenza, e ne conosco almeno 6-7 persone personalmente che hanno avuto il Covid, quando si è a casa ne sono usciti, per cui io dico le cure esistono, però il governo non vuole saperne di queste cure ed è stato sempre cieco alle richieste di medici che hanno studiato il caso, che hanno studiato come si cura il Covid, e il governo non ha mai voluto ascoltare loro, che veramente effettivamente hanno avuto dei risultati, da quel che ne so, intorno al 100% a livello di cura domestica, domiciliare. Per cui ti dico, io personalmente non credo di fare alcun tampone fino alla scadenza dell'emergenza, ad ora prevista al 31 dicembre, per cui dal 1 gennaio teoricamente si dovrebbe tornare a una vita normale. Però non mi fido tanto di questo governo, perché non saprei cosa dirti, ma sono disposto a scendere in piazza e a partecipare a tutte le manifestazioni, perché secondo me il diritto alla democrazia è una cosa importante che dobbiamo tutti noi sostenere e questo governo non può permettersi di fare queste vessazioni nei nostri confronti. Thank you.
come mai allora è stato messo? Qual è secondo lei l'obiettivo? Non so, per dimostrare che il potere può fare quello che vuole, sembra così. Secondo lei oggi lo sta diciamo realizzando come obiettivo? Il Green Pass? Vedremo cosa faranno, vedremo cosa faranno il governo, che sembra vale in direzioni abbastanza sbagliate. Scandalosa che non vedo la magistratura intervenire, a parte alcune parti, diciamo, ma senza ancora mettere fine a questa cosa. Siamo un paese dove c'è una palese discriminazione, c'è una libertà di scelta che viene calpestata, viene dichiaratamente calpestata, viene ammesso apertamente dal Ministero della Provincia, ma poi anche dal governo. Non ci sono nessuna motivazione, non ci sono motivazioni scientifiche per fare questa cosa. Io personalmente sono un non vaccinato. Servizio immondizia, non c'è più il caricatore dell'immondizia. Mi sono immunizzato in modo naturale, ma sono uno di quelli esodati, nel senso che non ho un Green Pass, pur avendo un'immunità chiaramente ben più solida di quella garantita da questo. Chiamatelo siero come volete. E non so cos'altro dire, poi c'è una minaccia latente che è quella verso i bambini, è una cosa inaccettabile, vediamo le statistiche, Danimarca eccetera, sono paesi dove hanno raccolto i dati, dove fanno la vigilanza in modo serio, non qui in Italia, sotto i 50 anni non vale la pena vaccinarsi, tantomeno se sei un ragazzino. Quindi veramente non so come gran parte del paese non sia qui, nel senso che c'è una minoranza. Ecco, come mai secondo lei ma prima ecco, ha citato dovreste spiegarcelo voi, nel senso che le realtà, i dati ci sono, Israele eccetera, voglio dire Danimarca, ci sono tutti i dati, però vengono nascosti, vengono sottaciuti, viene data un'immagine sbagliata di chi come me è una posizione diciamo diversa da quella del mainstream, insomma è evidente che non c'è una comunicazione corretta, tutto qui, e quella è la motivazione. A me dispiace perché poi si è creata una divisione, una spaccatura fra persone, fra colleghi eccetera, e non ha nessun senso. Questo è un altro video che il signore qua che ho conosciuto ci sta facendo vedere, proprio dalla mia città, da Firenze. In questo momento stanno manifestando anche loro, quindi non è solo
una dimostrazione di questo manipolo, come verrà chiamato magari da qualche giornalista della RAI, manipolo di operai che si sente per la prima volta protagonista. È proprio una... siamo davanti a un'espressione civile di... forse si può parlare anche di milioni, di milioni di italiani che non si trovano d'accordo con questo benedetto Green Pass. Buongiorno, vi posso chiedere che lavoro fate? Insegnante, infermiera, operaia. E cosa vi ha spinto a informazione indipendente? Ah, ok. Canale Corto Mobile Channel TV. Corto è su YouTube, è un canale su YouTube, Corto Mobile. Cosa vi ha spinto appunto ad unirvi alla protesta spontanea dei portuali di Triestini? Siamo contrarie al Green Pass, è un ricatto alle persone, per tutte le persone comunque, ma in particolare ai lavoratori che vivendo del loro stipendio non hanno scelta, quindi è stato un ricatto studiato e voluto sui lavoratori, in particolare sui lavoratori, perciò sulla categoria più debole che vive solo sul stipendio. E quante colleghe e colleghi della vostra categoria oggi sono qua? Allora, io non so, posso parlare per la mia scuola che è piccola ma non è un grande numero, forse gli insegnanti non sono una categoria molto combattiva, motivo per cui negli anni ci hanno abbastanza bastonati. E per fortuna siamo un'unione di lavoratori, come dovrebbe essere, tutti lavoratori per lo stesso scopo, e quindi fortunatamente non ci basiamo solo sulla categoria insegnanti, che comunque qualcuna ce n'è di combattiva. E avete il supporto di uno dei sindacati confederali? Nessuno, assolutamente nessuno. I sindacati ormai sono totalmente scollegati dalla realtà. Devo dire che... parlo dei tre confederali, lunedì quando c'è stata due manifestazioni, la mattina dei COBAS con tantissimi insegnanti, lunedì mattina e poi il pomeriggio quella grandissima di tutti i lavoratori, la CGIL è riuscita a manifestare pro domo sua in strada sotto la loro sede per le violenze fatte a loro, quindi evidentemente sono totalmente introflessi e completamente scollegati con i loro lavoratori, ormai non sono più i loro lavoratori. Quindi sono scollegati con la realtà? Beh, assolutamente. Sì, assolutamente. Ormai è palese, basta vedere. Assolutamente. Questa è la realtà e loro sono a organizzare manifestazioni domani per parlare di fascismo, che forse in questo momento non è la priorità di tanti di noi. Assolutamente. E da come ho potuto vedere, osservare e registrare con la camera, non mi sembrano ci siano fascisti qua. No, non mi sembra ci siano fascisti, ci sono tante persone di sinistra qui, tantissime, dalle prime manifestazioni si sono viste chiaramente anche in piazza, anche quest'estate, quando discussioni sulle cure alternative, c'era tanta gente di sinistra, ma ovviamente la sinistra di governo non ci riconosce più, non ci trova più, non ci raccoglie più. Diciamo che in questo momento non c'è proprio... nessun partito, nessun sindacato, niente, nulla che ci può rappresentare. Noi dobbiamo rappresentare noi stessi. Come sanità, onestamente qui per fortuna siamo centinaia di infermieri, cioè veramente centinaia, perché ce ne sono tanti, adesso siamo un attimino così, e chi più avanti, più indietro, io qua, però siamo in tanti. E c'è anche gente vaccinata, non sono solo la gente non vaccinata, il problema è il Green Pass, non è il vaccino. Il Green Pass non può diventare una carta per entrare a lavorare, il lavoro è un diritto da parte della Costituzione. Noi non possiamo dare un foglietto verde per entrare a lavorare, per mantenerci, per pagare un mutuo con i nostri figli che abbiamo. Non si può. Non si può.
Oltretutto sono d'accordo che il governo, mi rendo conto che ci considera il popolo bue, ma non ci vuole molto a capire che è un obbligo vaccinale senza prendersi la responsabilità dell'obbligo vaccinale. Perché se fosse una scelta, e quindi il Green Pass fosse la scelta di vaccinarsi o tamponarsi, ci sarebbero i tamponi gratuiti e non tipo torture infilati nel naso 3 volte a settimana, ma sarebbero i tamponi salivari, perché oltretutto se ci tengono tanto alla nostra salute non ci fanno infilare un tampone 3 volte a settimana nel naso. Quindi è vergognoso anche questo. E poi è vergognoso. Perché se ad esempio io posso dire una cosa, ho gente, persone che conosco che hanno fatto ad esempio la valutazione di anticorpi, è stata fatta in un ospedale ed è risultata negativa, è andata a farla in un'altra parte e è risultata che aveva 100 di anticorpi, allora c'è qualcosa che non va. Ci sono 1000 esempi. Quindi, di tamponi infatti, persone completamente asintomatiche che però hanno risultati tamponi positivi. C'è qualcosa che non va, quindi hanno creato tutto, la malattia c'è, nessuno dice il contrario, certo. Ho avuto tante persone che l'hanno avuta, che è stata male, che mi mandava tramite messaggio, guarda 88 di saturazione, però si è curata a casa. Il papà di una mia collega, una mia amica, si è curato 80 anni, in 5 giorni era guarito, il suo medico di base l'aveva lasciato a casa, 80 anni con la tachipirina e 39 di febbre. Ed è guarito grazie all'USCA. Che è andato lì col cortisone e gli antibiotici e neanche una settimana, 80 anni è guarito, quindi più di questo. Ma stanno già non è impazzendo, però c'è qualche giorno, c'è qualche giorno. Siamo ad oltranza. Se noi restiamo ad oltranza, perché se noi facciamo come è stato fatto a Roma, andiamo a casa, alle 7 andiamo a casa. Ci ridono. Io ho belle detto, tanto fino ai 31 dicembre io di tempo ce n'ho. Non c'è problemi, tutte le piazze d'Italia. Cosa vi ha spinto appunto ad unirvi alla protesta spontanea dei portuali di Trieste? Siamo contrarie al Green Pass, un ricatto